è la terza impresa italiana, subito dopo Eni ed Enel, davanti persino alla Fiat, l'unica con un bilancio sempre in attivo e che non risente della crisi che colpisce il nostro paese e l'industria del gioco d'azzardo. Un fatturato che ha raggiunto nel 2011 i 77 miliardi di euro, il 9% dei consumi italiani, una cifra due volte superiore a quanto si spende per la salute e 8 volte quanto viene destinato all'istruzione. L'Italia trasformata in un casinò a cielo aperto, in cui ogni famiglia spende 500 euro al mese per tentare la fortuna, dove si stimano 800.000 persone dipendenti dal gioco e quasi 2 milioni di giocatori a rischio. Al banco, lo Stato. C'è una definizione che ben si attaglia alla situazione attuale, lo Stato biscazziere. Lo Stato non è direttamente concessionario, però dà le concessioni, le concede spesso in maniera dubbia, gestisce in maniera cannibalesca il mercato dei giochi, introducendo sempre nuovi ritrovati. È un grande mercato che è costretto a dilatare le proporzioni per tenersi su. Bingo, scommesse online, gratta e vinci, slot machine, videolottery, poker online, casino online. Negli ultimi 10 anni tutti i governi, a ogni finanziaria, hanno introdotto nuove e sempre più accattivanti possibilità di gioco, in un crescendo che ha fatto dell'azzardo un'industria orientata al consumo di massa, che punta alle famiglie inducendole a investire le proprie speranze in un sistema in cui si è sempre destinati a perdere. Ma allo sviluppo dell'economia dei giochi non è seguita una crescita delle entrate fiscali. Dal 2003 in poi è iniziata la discesa del rendimento fiscale dei giochi. I ricavi sono più bassi man mano che si abbassa la soglia di partecipazione al gioco, sono bassi per le slot machine e sono irrisori per tutto il gioco online che avviene via internet, che mediamente dà l'1,8%, con il caso ignobile dei casinò che danno lo 0,1% di ricavato sul totale del giocato. Diminuzione delle entrate, ma non solo. All'aumento dei volumi del gioco corrisponde anche un calo nei consumi, con un evidente effetto depressivo sull'economia. La domanda di beni e di servizi in Italia non riprende perché 77 miliardi vengono dirottati verso un consumo senza uso. Non è anche un consumo voluttuario, è un consumo senza uso. È un consumo a cui non corrisponde nessuna prestazione. Una perdita secca per tutti, o quasi. C'è qualcuno infatti che con il gioco d'azzardo fa affari d'oro. Non solo i concessionari autorizzati, società spesso dal profilo ambiguo e con sede nei paradisi fiscali, la cui curva di guadagno 9,6 miliardi di euro nel 2011 ha superato quella dello Stato, ferma 8, ma soprattutto la criminalità organizzata. 41 clan, dai Casalesi a Mallardo, dai Lo Piccolo agli Schiavone, gestiscono sale gioco e ricevitorie, riuscendo così a infiltrarsi nel circuito del gioco legale, diventando di fatto l'11° concessionario occulto dei monopoli di Stato. Riciclaggio di denaro sporco, racket nei confronti dei gestori, manomissione di slot machine e videolotteri consentono alle mafie di incamerare elevatissimi guadagni e fanno dell'azzardo la nuova voce del loro bilancio. Per ogni euro legalmente guadagnato dallo Stato ci sono 7-8 euro guadagnati dalle mafie. Possiamo ritenere che ci siano circa 40 miliardi di euro di guadagno illegale e considerando che il fatturato totale delle mafie in Italia oggi è di 130 miliardi, un terzo viene dal gioco d'azzardo. Un problema di dimensioni enormi, fino ad oggi quasi sconosciuto, ma spesso anche incentivato. Ma finalmente arrivano alcune risposte dalla politica. Le nostre proposte sono quella di divieto assoluto di pubblicità del gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, destinare una parte dei proventi dei vari montepremi alla cura di queste persone. Abbiamo chiesto in questa proposta di legge che ai sindaci vengano concessi poteri di ordinanza rispetto all'accensione delle macchinette, poi sulla ubicazione delle stesse. È un problema, abbiamo un problema grande in Italia che è sempre più degenerativo e che non possiamo più sottacere.